Vai. Al momento, cioè oggi, no, presentiamo Lulu. Presenta Lulu. Lei è Lulu. È Lulu, la mia cagnolina. Una bastardina. Mentre quelli di Lulu pesano un chilo e qualcosa di in più. Allora, oggi sta divampando la polemica su sto coronavirus e addentellati. Ma la percezione reale di quello che sta succedendo non ce l'hanno in molti, perché la caratteristica I cosiddetti vate, che si sono proclamati vate da soli, vabbè, invece di dire vate vate la pesca, sì, va invece di vate, comunque tipo gli avvocati, senza fare nomi, dell'ultima ora, no, che fanno i grandi comunicatori, no, in video, hanno non so qualche decina di migliaia, centinaia di migliaia di seguaci, no, seguaci di che non dicono un cazzo di niente, senza voler entrare troppo in polemica. Da questo punto di vista noi sappiamo perfettamente, per pregressa esperienza, molto pregressa, antica, sì, che ci sono delle nicchie culturali che sono poi in realtà quelle che funzionano. Perché parlare in questi giorni dei libri, dei moltissimi libri che sono stati pubblicati in Italia e che regolarmente non sono stati letti, è ovviamente molto importante. L'ultimo libro però, visto che anche da questo punto di vista, a parte la qualità del volume che è veramente eccelsa, ma comunque su questo argomento c'è stato un risveglio culturale dovuto anche al fatto che molti chiusi in casa non sapevano cosa fare ed erano stufi di guardare la televisione. Allora è uscito... No, anche perché un po' costretti dopo aver capito che la comunicazione ufficiale era distorta, esattamente, come minimo se non falsa, per dirla tutta, ecco. Esattamente, anche il rifiuto, ma questo si coniuga col resto. Questo libro, che a mio avviso è l'ultimo uscito, molto importante, e raccoglie un po' tutti i dati relativi alla questione, intendendo la questione nei suoi vari aspetti, e questo libro ha avuto un grande successo. Pare che ne siano stati già venduti 10.000 copie. Vendere 10.000 copie in Italia di un libro significa veramente andare oltre... Un successo editoriale. Esattamente, oltre le aspettative. Che manco il Manzoni, capito? Se escludi i libri di testo scolastico, quanti se sono comprati i Promessi Sposi del Manzoni, mi piacerebbe sapere. No, penso nessuno. Pochi. Allora, molto pochi. Questo è uno dei testi. Un altro libro molto interessante è questo di Sonia Savioli, che alcuni conoscono. Quest'altro riguarda l'Inquisizione spagnola. La sacra Inquisizione spagnola. Che è stato scritto qualche annetto fa, ma illustra molte cose. Se scappa tempo ne leggeremo una paginetta. E questo, il libro del grande, grandissimo studioso delle religioni, dei miti, della mitologia, e che è stato Mircea Eliade, eccolo qua, e questo è un testo importantissimo che riguarda occultismo, stregoneria e mode culturali. Detto questo, e per darti retta a te, che l'altro giorno mi avevi detto dobbiamo parlare assolutamente del fatto che quello che stanno facendo oggi è similare a quello che è stato fatto dalle classi dirigenti con la scusa delle stregonerie che hanno provocato i sortilegi, i quali sortilegi hanno provocato i contagi. Basta ricordare le favole, per esempio, dei licantropi. Esattamente. O dalla mandragola. Esattamente. Beh, la mandragola è sicuramente una droga, quindi sappiamo una cos'è. Una di zenzero. Mandragola e mandragora. Sì. Di cui giustamente Machiavelli, nella sua profondità politica, perché il bello di Machiavelli è che non solo
è stato uno dei pensatori della politica più acuto da allora ad oggi, ma ha scritto anche una commedia in cui illustra la mandragora, esatto, la stupidità umana in maniera tale che possa essere, poteva essere integrata a quello che lui diceva. Esattamente. Era quello che volevo fare io già da qualche anno, a scrivere due o tre romanzi come fanno alcuni amici nostri, sì, abbastanza disattenti, diciamo così, sì, no? Certo. Però va bene uguale, insomma, scrivere va sempre bene. E soprattutto leggere facciamo molto bene. Esatto. Quando ci si riesce, perché in alcuni casi io qualche amico ho tentato di leggerlo, ma dopo due o tre pagine ho dovuto desistere perché veramente era un'impresa impossibile. Certamente. E questo è uno dei destini di un paese poco letterato. Vai, vai. E essendo poco letterato sappiamo anche che c'è la reciprocità. Siccome la gente legge poco, ha anche poche possibilità di criticare. Ma e non di potendo acculturarsi a di avere una schiera di ipotesi da poter diciamo discernere e quindi poi decidere quale ad adottare o quale. Beh, di vabbè, quelle, questo è un altro discorso, io stavo parlando della letteratura pura in quanto tale. Si legge anche poco perché, approfittando del fatto che si legge poco, molti scrittori italioti scrivono delle cose bestiali, capito? Per avere il gusto di dire ho scritto un libro, sì, 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 esatto, che nessuno critica. Allora leggiamo una paginetta che è bene sapere da questo libro. Qualcuno mi dirà, qualcuno dei nostri amici, vabbè, mi dirà, lo sapevo benissimo, gli altri no, e quindi è bene che si sappia. No, ma leggi il sottotitolo, è troppo bello. Questo qui? Sì. Tragedia per alcuni, commedia per altri, farsa per altri ancora, la pandemia 2020 è stata una rappresentazione, ed è vero. E qui lo spiega, qui sono circa 400 pagine ampiamente ben descritte, così come quello che vi sto per leggere. Sotto capitolo l'arte della falsità. Il grande genio della manipolazione, detto anche il padre delle relazioni pubbliche, è il nipote di Sigmund Freud, Edward L. Bernays, 1891-1995, ha avuto tutto il tempo di campare 100 anni, alla nostra faccia. Nasce da Anna, sorella dell'inventore della psicanalisi. Ricordiamo, la scuola di Francoforte. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì attorno. Di cui una delle massime espressioni è stato proprio Bernays. E certo. Ma anche lo stesso Freud, anche Freud. Certamente, all'origine, tanto certo. È vero che la scuola di Francoforte è la sintesi, appunto, della, tra le norme della comunicazione, che poi ha portato alla programmazione neurolinguistica di cui noi modestamente conosciamo alcuni aspetti, diciamo, ecco qua. E di Eli Bernays, la cui sorella Marta diverrà moglie dello stesso Sigmund Freud. Oh, ricordiamo sempre imparentati tutto per via matrilineare, come impone la regola diciamo con la R italiano, diciamo con la R maiuscola. Eccola. Marx, che se ne intendeva, diceva segui il denaro, e noi diciamo segui la regola. La stessa cosa che diceva Falcone prima di essere ucciso. Punto, esatto. Quando l'ha detto hanno detto Boni, avete detto troppo. Esatto. E l'hanno fatti fuori. Esiste ancora negli Stati Uniti l'agenzia di pubblicità e pubbliche relazioni Freud Communications, fondata dal pronipote di Sigmund, Matthew Freud, che si occupa di attori celebri e di compagnie commerciali. Attori celebri. Cioè, di massima concentrazione del potere della comunicazione.
se vuoi fare l'attore ed avere successo, devi andare dalla Freud Communication, e allora sicuramente diventerai uno dei grandi attori conosciuti in tutto il mondo. Edvard Bernays è autore della campagna propagandistica per l'entrata degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale del 1917, e incominciamo subito a entrare nel vivo della questione. Azione di propaganda che si sviluppa con la diffusione capillare di comunicati stampa, manifesti e produzioni cinematografiche. Il prodotto più noto è il famoso manifesto con lo zio Sam, che punta il dito... We want you for US Army. Fu sempre Bernays l'artefice del successo dello zio Sigmund Freud negli Stati Uniti, ancora prima che vi sbarcasse. Ecco perché è diventato importante Freud, perché prima che lui sbarcasse... C'era il gatto degli stivali. Esattamente. Esperto di comportamenti delle masse e delle teorie dello zio sull'inconscio, Bernays si dimostra molto abile a condizionare la psiche umana nella direzione desiderata. Per esempio, le sue tecniche di persuasione di massa, l'ho ricordato molte volte, l'invenzione del femminismo, le sue tecniche di persuasione di massa riescono a spingere al consumo di sigarette le donne, fino a quel punto estranee al fumo. E al preservativo e alla pillola, ricordiamo. Esattamente, quello è venuto dopo. È venuto dopo, ma sempre con le stesse motivazioni del femminismo. Fino a quel momento estranee al fumo, consentendo all'American Tobacco Company di raddoppiare il fatturato. Bernays... ricordiamo sempre che, come tutte le droghe, le lavorano, le commerciano e le estraggono, indovina chi? Le donne. No, le donne. Quella particolare genia etnica. Ah, esattamente, certo. Ricordiamoci sempre le triangolazioni delle navi negriere. Esattamente. Che da Londra portavano... Nelle navi negriere che scaricano negri... in Sicilia a centinaia al giorno. Esattamente la stessa cosa. Fanno sempre le triangolazioni. Sì. Anche lì. Allora, ma è mai possibile che una nave tedesca, composta da equipaggio tedesco, con un comandante tedesco, non sia registrato all'albo navale tedesco? È possibile una cosa del genere? Con la conduttrice tedesca. Certo. È una femmina. Certo. Con il comandante della nave, certo. Però io ti dico così, io la affonderei subito. Ma certo, quella è una nave pirata a tutti gli effetti. Se io vado al governo, quando, la affondo subito. Quando fu bloccata da Salvini nel porto di Siracusa o Catania, non mi ricordo più, l'hanno attaccato da tutte le parti. Allora, premesso che Salvini è un testa di cazzo mega galattico, per mille motivi, un coglione rifatto che non so manco a perderci più tempo di quanto per declamare queste parole, però aveva fatto una cosa del tutto corretta, perché il codice navale, il codice dell'ammiragliato, chiamatelo come cazzo ti pare, prevede che quando di becco, senza battere bandiera, io ti affondo, e a te ti impicco. Dopo avere una tastatina anche. No, era pure una ragana tremenda quella, figuriamoci. E pure lesbica probabilmente. Chiamiamola ragano. Ragano in romano nesco significa proprio un sorcio, cioè brutta come una pantecana, ecco. Peggio della sindaca di Roma. Consentendo all'American Tobacco Company di raddoppiare il fatturato. Bernays assolda delle suffragette che vi ricordate le femen? Le femen nella rivoluzione colorata russa. Ucraina, cioè, le femen, chi le pagava secondo voi? Chi le ha organizzate, addestrate
un signore che ha un come si chiama, palindromo che si chiama Soros in tutti e due i versi. Esattamente. Per cui girando è sempre lui. Un palindromo. Sì. Se metti con i piedi in alto e la testa in giù è sempre lui. Bernays assolta delle suffragette che durante la parata di Pasqua del 1929, come io ho detto tante volte, a Broadway, inaspettatamente si accendono sigarette come simbolo dell'emancipazione femminile. Va bene? E di qui è nato il femminismo, che ha fatto tanti danni, ma se le persone riuscissero a capire che le... E io me ne pento amaramente, avendo contribuito ignobilmente e ignorantemente. Dillo, e mettiti un po' di cenere. Sì. Quando ero radicale, quando sono stato radicale, le abbagliate che ho preso, credendo nella buona fede ancora. Ma d'altronde bisogna conoscere, o se non conosci... Il signor Marco Pannella, tu è tutta l'hai conosciuto? A proposito, sì, ti ho mandato, era liberale, ti ho mandato un articolo, l'ho visto, molto bello, bellissimo, sì, di Ugo, gli ho detto bello. Grazie, perché veramente è stata una goccia di esperienza, e ha ricordato tante persone, e ti citava anche te, compreso il sottoscritto. Ma poi dovremmo affrontare il tema, perché è interessantissimo, e qualcosa ho capito, qualcosa no, perché lui ha sintetizzato troppo. Sì, vabbè, comunque doveva rimanere certo. Negli ambiti. Comunque, se c'era una ragione, era quella di citare. Chiaramente lui parte da una citazione di un personaggio col quale io non ho mai avuto nulla a che fare, ma questo l'ho capito, ma questo era chiaro. Beh, non poteva essere il punto di arrivo del personaggio, l'hai detto, no? Certo. Quindi, con tutto il rispetto per questa gente qui. Comunque, un avversario che comunque aveva delle idee, aveva fatto delle scelte, preso delle posizioni, delle responsabilità e quant'altro. Anche perché lì si rischiava, non come adesso. Avendo partecipato, avendo visto, sia pure senza averci messo, capito, la faccia direttamente, perché non sono un fesso. Avevi già interpretato che c'era dietro. Non si rischiava molto. Comunque, certo. Andiamo avanti. Il segreto è nell'abilità di far credere. La propaganda è l'arte della falsità. Il nipote di Freud viene descritto come avido ed egocentrico, abituato ad autopromuoversi. In uno dei suoi libri, intitolato Propaganda, scrive: la manipolazione consapevole e intelligente delle abitudini sociali e delle opinioni di massa è un elemento fondamentale della società democratica. Assolutamente, infatti io sono sempre stato contro la democrazia, intesa in quel senso attuale. Naturalmente. Quelli che gestiscono questo meccanismo nascosto della società costituiscono un governo invisibile, che è il vero potere dominante del nostro paese. Chiaro? Allora qui devo fare una piccola deviazione. Sia che in parte questi concetti li abbiamo letti, sia che in parte chi si interessa di comunicazione, propaganda, anche a titolo commerciale, certi concetti li ha imparati, oggi siamo molto più scafati di quanto non lo fossero nel 1900. Gli elementi fondanti della pervasione mentale delle persone, a parte la ripetitività di uno slogan che è normale, ma sono due, e cioè il tirante sessuale e il tirante della violenza e della paura. Questi sono due fondamenti su cui si basa la comunicazione profonda. Esattamente. Chi gestisce la propaganda e la persuasione di massa, incominciamoci ad abituare a queste parole, scrive Bernays, rappresenta un vero e proprio governo invisibile. Finalmente le diciamo. Finalmente queste cose vengono in superficie. La manipolazione deve essere invisibile agli occhi della gente, come invisibile deve essere chi la manovra. Chi pratica bene l'arte della falsità governa il mondo.
Ecco, per guarda cui... il Papa, più di lui che esempio puoi dire? Esattamente. Altro che rabbino. Ma la crisi della società contemporanea ha messo in crisi anche l'ideologia e la fede. Ha portato alla luce la merda. Come diceva giustamente un grande della poetica latina, in temporibus alluvionis omnia struzia navigant. Hai capito, Franceschiello? Sei venuto in superficie. Chi pratica bene l'arte della falsità governa il mondo, e qualunque regime politico si fonda sempre sulla propaganda, vale a dire sulla menzogna. Bernays scrive che la manipolazione scientifica dell'opinione pubblica è indispensabile per superare il caos e i conflitti sociali. Noi tutti siamo governati, le nostre menti sono plasmate, i nostri gusti sono creati, le nostre idee sono influenzate da uomini dei quali non abbiamo mai nemmeno sentito parlare. Va bene? Basta ricordare soltanto una cosa. Sì. Che tutti quanti conoscono le compagnie telefoniche, no? Quelle mobili e quelle fisse. Uno conosce Fastweb, esatto. Telecom, Infostrada e poco altro. Oppure nel mobile Vodafone, TIM, Tre, Wind. Esattamente. E basta. Sì. In realtà questi sono gli esecutori di qualcuno che è superiore a loro come strategie, come strumentazioni, come tecnica, come tecnologia, come apparati, come dimensione, e però questi non appaiono. Io ci ho lavorato con questa gente, sì. Quindi so chi sono e so cosa fanno e so come lo fanno. Certamente. Basta dire soltanto che le dorsali italiane sono proprietà non di Telecom Italia, ma di un pool di società internazionali mondialiste. Fra cui spicchia. Di tutto. La prima più importante era MCI, che all'epoca, attorno al 2002-2003, hanno fatto. No, prima, un po' 98-99-2000, hanno fatto fallire perché serviva di smembrarla e dividersela tra tanti gestori, cosiddetti gestori, che in realtà sono i finanziatori, sono i soci. Altrettanto dicasi per le multinazionali del farmaco. Certo, quindi appare, che ne so, la Glaxo. In realtà dietro la Glaxo c'è qualcuno ancora di più grosso. Esatto. Che nessuno conosce. E questo qualcuno potrebbe proprio essere il Papa. No? Lo è di sicuro. Quasi 100% è il Papa. Lo è di sicuro in relazione alle sue proprietà finanziarie, certo. Che controllano, ti immagini, le multinazionali, certo, del farmaco. È questo. No, controllano le multinazionali delle armi, della droga. Delle armi e del farmaco. Di tutto. Quelle di tutto. Più sicure. Un numero ristretto di persone capaci di comprendere i nostri processi mentali e i modelli di comportamento delle masse. Sono loro a tirare i fili che controllano la mente delle persone. 442, Brian Tucker, The Wise Use Backlash, Responding to Militant Anti-Environmentalism, ai militanti contro l'ambientalismo, risposta, perché l'ambientalismo ovviamente è un altro di quelli degli ismi promanato da loro, come dimostrano queste ragazze che ogni tanto riescono fuori e che risultano essere molto preoccupate del destino. È demenziale. Cioè, ma io dico, ma più studiata e più, diciamo, manichea di quella stronza, scema, decerebrata che è andata a avere quel successo globale 2-3 anni fa. Ma è mai possibile che la gente non capisce che c'è una strumentalizzazione manichea? Appunto. Proseguiamo. Bernays afferma che la menzogna e la manipolazione sono indispensabili per la democrazia. È il pensiero del sistema. È naturale che le conoscenze dei più sottili
aspetti psicologici e lo studio approfondito del comportamento umano consentano di manovrare l'inconscio collettivo e di dirigerlo dove è più desiderabile. Di conseguenza, chi è padrone di quest'arte manipolatoria possiede il vero potere sulla popolazione. Il governo invisibile sarebbe dunque quei gruppi che, anche attraverso l'arte manipolatoria, esercitano il controllo di tutti i settori della vita umana. Fanno i loro interessi, piano piano allargano sempre di più l'influenza su tutti gli ambiti della vita umana finché arrivano di fatto al dominio completo senza che la gente nemmeno se ne accorga. Potere del fabianesimo, come abbiamo già parlato. Il fabianesimo è quella cultura ispirata da Fabio Massimo, il quale il temporeggiatore, diciamolo, ecco. Il quale vinse. Bisogna ricordare che poi però i romani che erano un po' cazzuti molto più di noi, a Fabio Massimo lo hanno dimesso, lo hanno sostituito, lo ricordi? Vabbè, ma perché non avevano capito il nesso, capito? No, avevano capito che quello non c'aveva voglia di far cazzo. No, è buono. Ha distrutto Annibale, ti immagini, non avevo più pancato. Ha distrutto, per modo di dire, perché ha preso anche quella, una vittoria di Pirro, anche quella. Ha vinto, ma ha preso una legnata pure lui di quelle tremende. Vabbè, l'avrà presa, ma insomma. Ci sto anch'io a fare quelle vittorie comunque. Lentamente, gradualmente, come si deve fare? Le guerre si fanno così. Prima capisco le intenzioni. Guarda, questo l'ha fatto veramente in maniera professionale, inarrivabile Tito. Tito ha fatto questo tipo di guerra per bande, come faceva Mazzini, come faceva Giuseppe Garibaldi. Come ha codificato, disgraziatamente non è riuscito a ottenere, però l'ha codificato. Sì, c'è un libro di Mazzini, no, intitolato Giuseppe Garibaldi l'ha messo in atto. Garibaldi l'ha messo in atto, era molto intelligente, certo. E soprattutto stava sempre in fina fila. Bella cosa. Ho preso una notizia piuttosto interessante, che l'ha citata una delle eredi della famiglia Garibaldi, Anita Garibaldi, tutte le eredi ultime si chiamano tutte, sì, Anita, sì, sì. La quale ha citato il caso di suo nonno. Trisnonno. No, suo nonno, il figlio di Garibaldi. Ah, ok. Allora, Ricciotti Garibaldi, sì, beh, il quale ha combattuto anche lui col padre. Sì, certo. Il quale, resosi conto di quello che stavano facendo i piemontesi nell'Italia del Sud, ha subito preso le distanze. È andato con loro, con i briganti. Bernese, il generale. Come si chiama il generale? No, quello. Orghe qualcosa. No, quello l'hanno preso prima, sì, l'hanno fucilato. Sì. No. E aveva fatto l'ultima difesa a Termoli, mi pare, in Abruzzo. Sì, quello c'era. L'ultima fortezza. Si era spinto borbonica. A ridosso di. Vicino a quello di Piceno. No, si era spinto a ridosso proprio qui della. Pensava di sbarcare il lunario nello Stato Pontificio, ma è stato fermato subito al suo tempo e immediatamente. Lui è stato fucilato insieme a 32 patrioti. Sì. E l'hanno beccati mentre scappavano. Sì, beh, diciamo patrioti, diciamo briganti. Vabbè. Quella è una definizione perché non è stata mai cambiata. Noi oggi quelli li chiamiamo banditi, quelli che hanno combattuto senza una specifica divisa, li chiamiamo banditi, per cui quelli là. Sì, perché erano messi al bando, certo. Che quelli là invece che erano chiamati briganti, continuiamo a chiamarli briganti. Anche perché se non lo erano. Si identificano esattamente con quelle persone. Sì, certo. Bernays afferma che la menzogna e la manipolazione sono indispensabili per la democrazia. È il pensiero del sistema. Questo è molto bello, Ecco, quando noi parliamo di sistema, parliamo del sistema, del pensiero del sistema, che è questo. Certo. È naturale. Che ha portato alla situazione attuale dell'inversione del pensiero individuale. Ecco, c'è tutto qua. Vedi? Beh, è naturale. Le cose che scrivono, quelli che sanno le scrivono queste cose. Certo. Io non l'ho letto il libro, ma sapendo le cose che conosce lui. Sì, appunto, per quello lo voglio leggere, perché è talmente importante questo libro. Le cose che diciamo raccoglie, da sempre noi. Esattamente, che raccoglie tutte queste informazioni.
È naturale che la conoscenza dei più sottili aspetti psicologici e lo studio approfondito del comportamento umano consentono di manovrare l'inconscio collettivo e di dirigerlo dove è più desiderabile. Di conseguenza, chi è padrone... La piramide di Winslow è l'emblema codificato diagrammatico delle necessità e delle esigenze dell'animo umano e del fisico umano, cosa a cui la gestione della comunicazione pone risultato, pone diciamo soluzione. Non puoi rinunciare a quello che hai detto adesso. No, è certo, è desiderabile, ecco perché la comunicazione è così forte. Bernays si ispira all'ottocentesco Gustave Le Bon, che io più volte ho citato perché ho tutti i libri, più volte l'ho fatto vedere, che a sua volta esortava a contrastare l'ascesa delle masse, perché motivate non da schemi razionali ma dall'emotività. Certo. Ritorno il tema... Ecco perché la democrazia non è auspicabile, perché la gente che ragiona è una minimissima sparuta pattuglia. Gli altri sono animali che rispondono alle sensazioni, alle vibrazioni che percepiscono nell'aria, ecco, non alle idee. Ritorna il tema dell'avversione per la massa, capace soltanto di sentimenti. Le elite credono che i sentimenti siano indice di basso livello di cultura e di intelligenza e debbono essere banditi dal mondo nuovo e forse anche temuti. Il sistema deve reprimerli per dare forza alla razionalità. E c'ha perfettamente ragione, su questo siamo perfettamente d'accordo. Non siamo d'accordo sulla modalità in cui la applicano. Esattamente. E per i motivi per cui loro li applicano, che sono divergenti e antitetici a quelli nostri, ma le modalità di procedura sono perfette. Ecco perché i risultati sono perfetti, dal loro punto di vista ovviamente. Quasi una contrapposizione fra romanticismo e illuminismo. Esatto. No, fra il bambino incantato e il freddo uomo d'affari. Esatto. Per governare la società è necessario far leva sulle motivazioni inconsce. Esatto. La piramide di Winslow. Eccolo. Tornano utili i sondaggi e le statistiche per analizzare gli orientamenti emozionali. A questo servono i sondaggi delle masse e indirizzarle dove si vuole senza che se ne rendano conto. È quello che... Guarda, io ho avuto uno scambio su una chat poco fa, stamattina, mentre aspettavo, e c'era un interlocutore che io gli ho spiegato esattamente come bisognava fare. Gliel'ho spiegato 3 o 4 volte e non ha capito un caso. Esattamente. Non ha capito la dimensione, il piano su cui ragionavo addirittura. Esattamente, certo. Lui quel piano non esiste. Esattamente. Non è una novità per me. O per noi. Noi che siamo stati formati. Perché mi hai detto ieri non mollare, vai, partecipa, pure se sono a banda demenziali. Demenziali. Esattamente. Ho accettato di diciamo soprassedere proprio perché mai convinto per questa cosa che mi hai detto. Certo. Tornano utili i messaggi e le statistiche per analizzare gli orientamenti emozionali delle masse. No, volevo dire, lo vedi qua? Imballano tutti insieme. Certo. Sei tu che credi. No, aspetta che riprendiamo. E non fai più a tempo. Non fai più a tempo. Allucinante questo. Stiamo dicendo che a te, ma è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Questa è la dimostrazione pragmatica proprio, vai. A te ti fanno scegliere, no? Non perdere il mezzogiorno di tempo per cernere. Per fare mia moglie, ti dico che no. Poi arrivano loro e mettono dentro tutti, perché non è la stessa cosa con le mascherine. A te ti dicono, no, tu vuoi entrare qui, devi una mascherina. E poi magari a vedere le partite di calcio in certi locali dove si balla, tutti stretti. A seconda se gli sei simpatico o meno, il virus ti attacca. Esattamente.
Se gli stai sul cazzo ti attacca, se no no, quello che fai fai, non importa. Vai. Stavamo parlando, cari amici, della raccolta dei rifiuti in questa Roma che sta molto attenta alla selezione dei prodotti da rifiutare in relazione a una legge che fu promanata quando io ero ancora consigliere circoscrizionale e minacciai la loro amministrazione comunale di mandare in galera tutti qua. Poi ovviamente le cose sono quelle che sono. Non c'è nessuno, la magistratura corrotta e collusa com'è, sicura che si manda in galera qualcuno. Manda in galera quello che ruba le mele, come al solito. Sicuramente. È quello che fa oggi il sistema attraverso Google, Facebook, Amazon e altre società interamente gestite dalle grandi famiglie elitarie. Vedi, l'ho detto un attimo fa. Esatto. Internet è un valido mezzo per schedare la gente, le loro preferenze, gli orientamenti e così via. Nella pubblicità è un continuo sviluppare strategie praticabili, messaggi e linguaggi per trasmettere informazioni favorevoli sul processo e sui prodotti senza suscitare timori o giudizi negativi. Allora, voglio fare una piccola deviazione. Buona parte degli incendi che sono avvenuti in questi giorni, soprattutto quello sull'Aspromonte, perché bisogna conoscere cos'è l'Aspromonte. L'Aspromonte è la sede di tantissimi rifugiati e ti immagini se questi accetterebbero di bruciare vivi dentro l'Aspromonte. Evidentemente è successo qualcosa. La sporcizia, le porcate che vengono buttate sull'Aspromonte hanno indotto lor signori a dare fuoco all'Aspromonte, è chiaro? E i Canadair che arrivano sempre in ritardo, e arrivano in ritardo, ma arriva uno, due massimo, laddove per spegnere una volta ne avevamo uno stormo di 24, mi ricordo, in Italia, adesso quanti siano non lo so. Ma sì. Indipendentemente dallo stormo ne mandano uno o due, laddove se io volessi veramente spegnere ne mando 10, ma mando la flottiglia aerea, gli aerei da bombardamento. Ma per quale ragione non devo utilizzare gli aerei di bombardamento se il mio interesse è spegnere gli incendi? Fatto è che quello che viene bruciato con la scusa degli incendi boschivi non deve essere trovato. Tra cui tanti cadaveri. La stessa cosa che dicevo io a proposito, e abbiamo detto tutti e due, a proposito del bruciare i dati sui server della regione Lazio. Non sono bruciati. Bruciati in termine tecnico, sono stati fatti sparire alcuni dati che erano veramente sensibili, certo. E insieme a quello ci hanno bruciato tutto quanto la memoria dei dati della regione Lazio. Ci diceva ieri l'amico che lavora in Regione Lazio che i dati non solo della sanità sono andati persi, ma tutti i dati della regione, e non è vero che sono ritornati, sono stati ritrovati, è stato pagato il cosiddetto pedaggio o come si dice, non mi ricordo mai, pizzo, chiamalo pizzo, no, è pizzo, vabbè, chiamiamolo pizzo, va bene, ma no, ma quando, come si dice, porca, non viene la parola, tangente. No, quando tu paghi per liberare il sequestrato, come si chiama? Il riscatto. Il riscatto, ecco, non mi veniva, porca miseria. Ecco, dice che hanno, i giornali ieri vantavano il fatto, cominciando da Repubblica, che è il peggior puttaniere che si può immaginare informativo che possa esistere al mondo. Ha detto... Ma è un'ottima informazione, perché se lo dice Repubblica significa verbo, che è falso. È verbo. Significa che è falso. Certo. E allora, ecco, questo per dire, insomma, diceva che avevano pagato il pizzo, come diceva Giorgio, la tangente oppure quello che vuoi. Non è vero, perché quello è stato un ardere interno, una accensione interna, un falò interno. E non deve essere ritrovato niente.
e guai a saperlo, se no sai quanti Zingaretti andrebbero in galera. Zingaretti prima o poi ci va uguale. Sì, comunque sono usciti, i documenti relativi che sono stati registrati giustamente da chi di dovere alle telefonate tra Palamara e Zingaretti, che lette, queste non sono riusciti a nascondere. Allora, a conclusione di questo libro, perché dovrei leggere tante altre cose, a conclusione di questo libro vi consiglio vivamente di comprarlo, perché avete una summa di informazioni che manco San Tommaso d'Aquino San Bonaventura, va allora. San Bonaventura, dimmi allora, intanto vi ricordo questo, poi chiudiamo e apriamo un altro capitolo, dai. No, se mi ha chiamato vuol dire che devo andare. Ok. Poi c'è una cosa sola che vi voglio leggere qui sull'Inquisizione spagnola, perché è esattamente quello che noi dobbiamo comunicare. Il libro è questo. Amici, noi riprenderemo queste letture, ricordatevelo. State molto attenti. Per i più, la maggiore infamia collegata all'Inquisizione è l'uso del rogo. Ma almeno. È vero che il Santo Ufficio ripudiava ogni responsabilità per la morte dell'eretico che consegnava il braccio secolare. Certo, lo sappiamo. È una bella prassi. Tu vai a parlare con questi delinquenti di preti. Dice no, poi noi non abbiamo fatto niente. Noi abbiamo fatto consegnato il braccio secolare. Ma si trattava di un ripudio meramente formale. Gli autori di manuali e trattati inquisitoriali non esitano infatti a dichiarare che la morte sul rogo è l'unica pena giusta e adeguata per l'eretico ostinato o recidivo. O reticente. Non so se mi sono spiegato. Questa gente opera così. La doppiezza fatta metodo. E se questi non hanno utilizzato questo sistema in questi giorni, è semplicemente perché hanno paura di farlo. E sapete perché hanno paura di farlo? Perché nella società contemporanea l'informazione conta di più di quanto non contasse nel 1500 in Italia o in Spagna. L'Inquisizione spagnola mostrava molto meno riluttanza a portare l'accusato al rogo che non l'Inquisizione medievale o la restaurata Inquisizione romana, e sebbene, come si è visto, gli archivi non permettono alcuna stima esatta del numero totale di coloro che furono bruciati. Oh, ricordiamo in epoca molto antecedente, anno 1352 mi sembra, se mi ricordo bene, la morte di Nicola di Rienzo. Esatto, perché è la morte di Arnaldo da Brescia. Ma ancora prima, attorno al 1000 e qualcosa. Quindi, siccome sei un eretico, sei uno che dice le cose non giuste, non quelle rivelate dalle sacre delle sacre scritture, tramandate attraverso le sacre scritture, tu sei punibile, eccetera, e quindi muori. A proposito del buon Gesù, ma il bello è che adesso il signor Francesco I, Francesco Saverio, ricordiamocelo sempre, non Francesco il poverello di Assisi, dice che il Padre Nostro non è più quello, bisogna cambiarlo. Che la madre nostra è una zia, non è la mamma. Gli omosessuali, chi sono loro per giudicarli? Quando una volta li chiamavano finocchi perché proprio essendo omosessuali li bruciavano col finocchietto selvatico per evitare la puzza di carne bruciata. E così via. Allora, questo adesso va bene, prima no, quando lo dicevano gli altri no. Lo dice Francesco, va tutto bene. Tutto non è un eretico lui. No.
e i finocchi si rimangiavano. Stavo dicendo una battuta su Chuck Norris. Ah, bello! Sì, perché Chuck Norris camminò sulle acque. Poi, visto che andava bene, è tornato da Gesù, gli ha detto: puoi camminare. L'Inquisizione spagnola mostrava. Comunque, c'è chi cammina sull'acqua, eh? Come ricordiamoci, no? Le libellule camminano sull'acqua. Ma non solo. Perché la densità dell'acqua è superiore come forza alla gravità, al peso della massa della libellula. E ti immagini che io cammino ad esempio sul vino, e quindi. E sebbene, come si è visto, gli archivi di Kierkegaard non permettono alcuna stima esatta del numero totale di coloro che furono bruciati, possiamo dire con certezza che nelle prime decadi delle istituzioni essi debbono essere computati a migliaia. Diciamo centinaia di migliaia. Si riconosce che le vittime erano molto più numerose sotto Torquemada e i suoi immediati successori che in qualsiasi altro periodo posteriore. Questo certamente. E che le conseguenze al braccio secolare e che le consegne al braccio secolare furono invece poche e assai distanziate l'una dall'altra nell'era della decadenza dell'Inquisizione, ma anche nel migliore dei casi. Mentre in Italia bisogna ricordare il cardinal Bellarmino che, in epoca che bruciava il vecchio ed il bambino. Ma anche nel migliore dei casi il Sant'Uffizio ha certo un terribile primato di distruzione. Balmez, mentre approva l'esistenza e il lavoro dell'Inquisizione spagnola, ritiene che essa avrebbe potuto effettivamente preservare il paese dai pericoli dell'Islam, dell'ebraismo e del protestantesimo, anche senza far uso del rogo. E rimpiange che con ciò abbia offerto ai nemici del cattolicesimo l'occasione di accusare la Chiesa di aver versato del sangue umano. Chiaro? Che non poteva essere versato perché bruciando si bruciava tutto. Certo. Quindi dice: ma noi non abbiamo, abbiamo versato il sangue. Non l'abbiamo sgozzati, l'abbiamo semplicemente bruciati. Maledetti. Bisogna infine obiettare all'Inquisizione spagnola che essa fu responsabile di un gravissimo danno morale. In primo luogo perché in qualche caso il suo operato contribuiva a distorcere i valori morali. I preti trovati colpevoli di quel crimine singolarmente repugnante che consisteva nell'usare il confessionale per propositi morali erano puniti ben leggermente, come sempre. Come sempre i culatta, preti culatta, vengono nascosti. In secondo luogo, gli spettacoli che l'Inquisizione deliberatamente allestiva per l'ammonizione o l'edificazione del pubblico, la fusticazione per le strade, gli orrori del brasero, non erano meno... Qui non ricordo nessuna di queste di citazioni che fai. O che fa il libro, lo squartamento in quattro con i cavalli. Quella era una condanna a morte, quella che equivaleva a una condanna a morte, non era il risultato dell'Inquisizione in quanto tale. Fino alla fine dell'Ottocento Mastro Titta, sì, lo faceva, che era mi squartava, era di Campagnano, esatto. Di Roma. Squartava 865 omicidi ha fatto. Squartava i nemici del Papa. Ma fino alla fine dell'Ottocento. 1880 più o meno. Del 1800, non dell'Ottocento. 1880, appunto. Le fustigazioni per le strade, gli orrori del brasero, non erano meno degradanti per gli spettatori di quel che non fossero crudeli per le vittime. Rincresce non tanto il fatto che il Santo Uffizio non fosse peggiore dei tribunali secolari, ma che non gli sia stato possibile essere migliore, e direi con questo che vorrei chiuderla, perché sono loro che vanno in giro dicendo che loro sono i buoni, che sono
i puri, quelli che fanno dalla parte della ragione, che fanno l'imitazione di Cristo. E con ciò, cari amici, anche per oggi quello che vi dovevamo dire ve l'abbiamo sempre detto. Sempre so long. Siamo sempre qui. Laudetur Priapus. So long. Per affermare la verità. Aug. Aug. Ha detto Toro Seduto.